Nulla vieta di posizionare il tutto in maniera differente. In questo video, per esempio, ho ripreso la stessa scena ma da un'angolazione diversa. Le cose importanti sono però che la fotocamera sia ben ferma e sia parallela al piano su cui si svolge il moto, quindi in questo caso la fotocamera è disposta verticalmente, e che il righello, quindi l'unità di misura, sia molto ben visibile. Allora, come prima, posizioniamo il sistema di riferimento. In questo caso, per esempio, possiamo decidere di metterlo in questo modo. Vedete che non, la telecamera non è perfettamente parallela. Allora possiamo ruotare per portare il sistema di riferimento ad essere parallelo al piano del moto. Spegniamo come prima, poi possiamo definire i nuovi punti di calibrazione, il nastro di calibrazione. Come prima, cliccheremo col maiuscolo su questo punto e su questo punto e la misura. Sappiamo che è 30 centimetri, possiamo anche scrivere in unità standard 0,30 metri. Quindi automaticamente verrà preso in questo modo. Come prima spegniamo, definiamo il nuovo oggetto. Ecco, vedete che l'oggetto in realtà di cui voglio seguire la traccia non è il trenino rosso, ma per esempio è questo oggetto dal colore molto netto, questo oggetto blu su uno sfondo chiaro. Quindi possiamo tranquillamente far partire la nostra analisi anche da questo fotogramma o tagliare i fotogrammi precedenti. Quindi, per esempio, possiamo tagliare questi fotogrammi finché non diventa ben visibile l'oggetto che noi vogliamo seguire. E anche in fondo possiamo andare a controllare, per esempio, in questo momento potremmo terminare il video anche in questo punto, quindi tagliare ulteriormente le riprese, per esempio fino a qua. Facciamo ripartire. Definiamo allora nuovo punto di massa, scegliamo questo punto, come prima possiamo partire direttamente col tracciamento di questo punto proprio perché è molto ben visibile e allora cerca automaticamente e l'autotracciatore dovrebbe riuscire a seguirlo in maniera abbastanza precisa. Vediamo che rispetto al video precedente, in questo caso il movimento ha qualche problema. Ecco qua, per esempio, vedete che adesso l'autotracciatore non riesce più a trovare nel riquadro di ricerca il punto che voleva. Allora noi possiamo tranquillamente ricliccare con maiuscolo CTRL e far ripartire l'analisi, per esempio, da quest'altro punto. Ci sarà chiaramente nel diagramma si vedrà un salto, ma vedremo che poi nel calcolo delle medie, questo salto sarà trascurabile. Quindi ottenere tanti dati ci permette anche di avere un'analisi il più possibile indipendente da questi possibili errori che ci sono. Vediamo se riesce a passare. Eccolo qua, passa tranquillamente. Ecco qua, possiamo tranquillamente fermare.